carica Gesù Cristo è l'unica verità che può illuminare i nostri cuori. Alleluia! Non aggrappatevi alle cose terrene. Siamo qui a Cattolica. Non aggrappatevi ai Alleluia. Beni materiali. Non aggrappatevi ai soldi. Noi non porteremo via nulla da questa terra. A che giova se un uomo guadagna il mondo intero, ma poi perde la sua anima? Tu potresti guadagnare tutte le ricchezze, tutte le cose del mondo, ma se non hai fede, non hai nulla, perderai la tua anima. Vi vogliamo dire, avvicinatevi al Signore Gesù Cristo. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Gloria a Cristo. Cercate la conoscenza di Dio mentre la si può trovare. Cercate la parola del Signore, perché dice la Scrittura: chi trova il Signore trova il più grande tesoro. Alleluia. La salvezza, della grazia, della vita eterna. Alleluia. Dice la Bibbia nel libro dei Proverbi, al capitolo 1, una parola meravigliosa, vogliamo leggere insieme. Gloria a voi. Cristo Gesù. Dice la parola di Dio . Ma chi mi ascolta abiterà al sicuro, sarà veramente tranquillo, senza paura di alcun male. Quanto importante ascoltare le parole del Signore, quanto importante ascoltare la verità. Gloria a Cristo. Di Dio. Quanto importante ascoltare la voce dello Spirito, perché soltanto quando ascoltiamo la voce dello Spirito la nostra anima si può illuminare. Ma oggi tanti uomini non ascoltano la voce dello Spirito, tanti uomini ascoltano la voce del diavolo, la voce della malvagità, la voce dell'incredulità, ascoltano la voce dei malvagi e non vogliono credere nel Messia e non sanno che stanno andando verso la perdizione, non sanno che stanno andando verso la morte, stanno andando verso la distruzione. Perché dice la Bibbia qui, nei Proverbi: Dio maledice l'unione tra uomo, uomo e donna con donna. Dice così il Signore: poiché ho chiamato e voi avete rifiutato, ho chiamato e voi avete rifiutato, ho steso la mia mano e nessuno vi ha fatto attenzione, anzi avete respinto ogni mio consiglio e non avete accettato la mia correzione. Anche io riderò della vostra sventura, mi farò beffe quando verrà ciò che temete. Gloria a Cristo. Quando ciò che temete verrà come una tempesta e la vostra sventura arriverà come un uragano, quando verranno su di voi l'avversità e l'angoscia, allora essi grideranno a me, ma io non risponderò. Grideranno a me, dice il Signore, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Oggi gli esseri umani sono diventati duri di cuore, non vogliono udire il consiglio del Signore, non vogliono ascoltare la parola del Signore. Gloria, e il Signore Gesù dice qui
che un giorno, siccome gli uomini hanno respinto la parola di Dio, un giorno Dio respingerà loro, un giorno Dio riderà delle loro sventure, lo dice la Bibbia. Ci sono uomini, donne, che tutta la loro vita bestemmiano, ridono, insultano chi predica la parola di Dio. Ma verrà un giorno che Dio farà giustizia. Alleluia. E quando gli esseri umani chiederanno aiuto a Dio, Dio non li ascolterà, perché durante tutta la loro vita hanno rifiutato la parola del Signore. Cerchiamo sempre la soluzione più rapida. Perché durante la loro vita hanno fatto il male. Perché durante la loro vita sono stati ribelli. E allora la conseguenza dei vostri peccati vi distruggerà. La conseguenza della vostra ribellione vi colpirà. La conseguenza della vostra malvagità porterà pietà, la sventura, Signore, perdona, Padre. Porterà l'angoscia, la rovina. Per misericordia. Chi non crede nel Signore, chi bestemmia, chi è incredulo, si sta attirando la sventura, si stanno attirando la rovina. Ecco perché vi diciamo, pentitevi dei vostri peccati, pentitevi della vostra ribellione, pentitevi della vostra malvagità, prima che la conseguenza della vostra ribellione vi ricada addosso come un uragano. Lo dice qui, ho letto la Bibbia, questa parola non è mia. Questa parola non è la mia invenzione, è la parola dell'Eterno. Dice nei proverbi, anzi avete respinto ogni mio consiglio e non avete accettato la mia correzione. Anche io riderò della vostra sventura. Gloria a Gesù. Mi farò beffe quando verrà ciò che temete. Quando ciò che temete verrà come una tempesta e la vostra sventura come un uragano. Coloro che respingono il consiglio di Dio si stanno attirando la sventura. Coloro che respingono le parole del Signore si stanno attirando la sventura. Lo dice qui, non è la mia parola. Il mio compito è quello di avvertirvi. Alleluia, gloria a Dio. Coloro che respingono le parole del Signore si stanno attirando la sventura.